天津中国银行天津分行，还有临港控股公司和咱们中国银行米兰分行，哎，签署战略合作协议这样一个仪式。Sono molto onorato di essere stato invitato a partecipare oggi alla cerimonia della firma del partecipare strategico tra Commissione delle Riforme dello Sviluppo di Tianjin, Tianjin Linhai Investment Holding, filiale di Milano, filiale di Tianjin, Bank of China. 我觉得这个协议的签署啊，它的目的啊，还是在为这个中意啊两国企业加强合作搭建一个平台，特别是为天津市与意大利在科技创新、智能制造、节能环保，还有现代农业等各个领域啊加强合作，这么能够提供一个各方面的支持。特别是目前中国银行正在和意大利 CDP 银行密切合作。积极筹备咱们9月26号在天津举办的这个中意中央企业对合作对接会，预祝这次对接会能够取得更丰硕的一个成果，因为中意啊中小企业加强合作，有利于实现优势互补、共同发展，也希望两国的金融机构能够为中小企业提供更多融资支持和便利，帮助他们开辟更广阔的创新发展空间。Allora, il motivo di questa firma d'accordo è di creare un ponte per la cooperazione tra imprese dei due paesi, soprattutto per di fornire un supporto per la cooperazione nell'ambito dell'innovazione di tecnologia, della manifattura, della fascia alta, della tutela dell'ambiente, del risparmio dell'energia, della cultura moderna, eccetera, eccetera. Attualmente, Bank of China sta cooperando con Cassa Depositi e Prestiti. Cioè loro stanno preparando in modo attivo per quell'evento si terrà al 26 settembre di quest'anno a Tianjin, un B2B forum di matchmaking. Quindi l'obiettivo di questo matchmaking è di rafforzare la cooperazione tra imprese di piccole e medie di due paesi, che favorisce la complementarità dei due vantaggi, al fine di sviluppare in modo congiunto. Spero di, diciamo, vi auguro in anticipo per un risultato proficuo. Speriamo che, diciamo, gli istituti finanziari di questi due paesi possano fornire più supporti e a dare agevolazione per imprese di piccole e medie di due paesi, aiutando loro di aprire un nuovo futuro e vi auguro una prospettiva più ambiziosa. 刚才李东行长也介绍了，今年3月啊，习近平主席对意大利进行了国事访问，访问非常成功。两国政府签署了"一带一路"合作谅解备忘录。孔特总理也出席了第二届"一带一路"国际合作高峰论坛，而且呢，他还表在这个期论坛期间还表示，"一带一路"为意大利开拓市场、扩大投资提供了一个历史性的机遇。它不仅是一条贸易和服务流通之路，也是一条通过互联互通、人文交流推动各国共同繁荣与发展之路。的确，作为古代丝绸之路的起点和终点，中国和意大利开展"一带一路"合作，既有历史渊源，又有现实意义，可谓是天经地义。Nel marzo di quest'anno il presidente Xi Jinping ha svolto con successo una visita dello Stato presso l'Italia. I due paesi hanno firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione tra Via della Seta, al fine di fornire un importante riferimento e la guida per le due parti di rafforzare ulteriormente la cooperazione in campi correlati. Durante il secondo, diciamo, summit della Belt and Road a Pechino, il vostro presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha affermato che l'iniziativa Belt and Road ha offerto un'opportunità storica all'Italia di aprire mercati cinesi e espandere gli investimenti. Non è questa, diciamo, iniziativa non solo una strada del commercio e della circolazione dei servizi, ma anche una strada per promuovere la prosperità comune e lo sviluppo di tutti i paesi attraverso gli scambi, interconnessioni e umanità. Infatti, come punto di partenza e come punto finale dell'antica Via della Seta, la cooperazione Via della Seta tra i due paesi ha origini storiche e significato pratico. 当前，中意互为重要贸易和投资伙伴，两国的利益深度交融，合作前景非常光明。
去年双边贸易额突破了500亿美元，双向投资累计超过200亿美元。意大利制造的产品越来越受到中国消费者的青睐。中国还将扩大对外开放，通过每年举办中国国际进口博览会这种方式，同包括意大利在内的世界各国分享中国市场机遇，欢迎一方以主宾国的身份参加今年11月在上海举办的第二届进口博览会，推动更多的意大利制造的优质产品进入中国市场。Naturalmente la Cina e l'Italia sono importanti partner commerciali e di investimento. Interessi i due paesi sono profondamente intrecciati e le prospettive di cooperazione sono rilevanti. Nel 2018 il volume degli scambi bilaterali ha superato i 50 miliardi di dollari e gli investimenti bilaterali ha accumulato oltre 20 miliardi di dollari. Il Made in Italy adesso è un simbolo di prodotti di alta qualità e largamente favorito dai consumatori cinesi. La Cina espanderà la sua apertura verso il mondo esterno e continuerà la proprietà del mercato cinese con i paesi del tutto il mondo, anche compresa l'Italia. Quindi attraverso questo modo di cooperazione, attraverso un modo di partecipazione del nostro Shanghai Po Expo, si agone questa occasione, si invita l'Italia per partecipare alla seconda edizione della Shanghai Po Expo come paese di ospitalità principale, alla fine di promuovere più prodotti d'Italia, di espandere il mercato cinese.